Magari bastasse. No, nulla, nulla. Lascia stare. Piuttosto ho il treno domattina alle 10:15. Se questa storia va in porto, passerò dagli uffici alle 8 appena. E per mezzogiorno dovrei essere a casa. Pronto? Pronto? Caduta la linea? È un miracolo che sei riuscito a farlo parlare quell'affare. Vede questo posto inagibile dal 12, si rende conto. E il telefono prende ancora. Victor Lustig, Ministero delle Poste e dei Telegrafi. Non le do il mio biglietto da visita perché capirà da sé che questo non è un incontro ufficiale, Monsieur Poisson. L'avevo intuito, certo. Per raggiungere questo posto... Mi dispiace se mi siedo. Prego, prego. Lei non si accomoda? Preferisco stare in piedi, grazie. Sa, il viaggio in treno. Come vuole. Dunque è vero? La vogliono demolire? E non sarei qui altrimenti. Vede, in questa vecchia città quasi tutti vorrebbero il contrario. Ma io e lei non siamo retrogradi, dico bene? Io li conosco quelli lì. Se sia un bene o un male, non mi interessa. Io sono qui per altro. Quella torre fa gola a tutti i commercianti della città. Ben detto, Monsieur Poisson. Venga, le faccio vedere. Ecco a lei. Le guardi attentamente perché non penso proprio che avrà una seconda occasione. Diecimila. Tonnellate, Monsieur Poisson. 10.000 tonnellate. Per un commerciante come lei è un bel po' di materiale. Ma questo lei lo sa bene. Che dice, vogliamo parlare di cifre? Monsieur Poisson. Mi perdoni. Mi dica pure. Allora, André. Immagino che lei sappia di non essere l'unico interessato. Anzi, in realtà questo qui è il primo di ben 6 incontri. Il problema è che entro domani mattina l'affare va concluso, altrimenti lei e i suoi amici perderete per sempre questa occasione. Vede, purtroppo la cosa diventa ufficiale e questi giochetti qui poi non saranno più permessi. Però il governo vorrebbe guadagnarci qualcosa e anche lei vorrebbe. Quindi cerchiamo di essere veloci. Al telefono, se ho capito bene, parlava di 100.000 come cifra di partenza. Sì, esatto. Sono tanti soldi. I miei colleghi cosa dicono al riguardo? André, questo non glielo posso dire. Senta, André, io voglio essere sincero con lei. Se lei davvero vuole avere successo in questo affare, lei come minimo deve investire... 100.000? Sì, 100.000 è la cifra di partenza. Ma adesso lei mi deve dire quanto ancora vorrebbe... Rialzo di altri 100.000. 200.000 franchi in tutto. Che ho qui con me, nella valigetta. Molto bene, Monsieur Poisson. La sua offerta verrà presa in considerazione. I suoi colleghi mi stanno aspettando. Ci riaggiorniamo. Va bene.
Victor! Mi dica. Le do altri 50.000 franchi. André, ma io non capisco. Sono per lei. Monsieur Boston, mi perdoni, ma lei dove li tira fuori tutti questi soldi? Dai registri non risulta che lei possieda queste cifre. Sono di mia moglie. Ah, capisco. Questi sono per la torre. Per lei farò un assegno qui con me il libretto. Non dovrà fare altro. André, ma lei si rende conto che mi sta chiedendo di prendere una mazzetta? E lei mi sta chiedendo di fare un affare per conto del governo. In questo capannone. Senza poterlo raccontare a nessuno. Ecco a lei. Molto bene, Monsieur Poisson. Devo farle firmare alcune carte. Allora, mi servirebbe una firma qui e un'ultima qui. Perfetto. Immagino che i miei appuntamenti per oggi siano cancellati. Me ne posso tornare tranquillo dalla mia moglie. Ha fatto la scelta giusta, signore. Ogni tanto è bene che nella vita anche quelli come noi abbiamo... Non facciamo filosofia, Monsieur Poisson. Piuttosto, lei domani mattina si presenta all'ufficio delle poste alle 8 in punto. Lì troverà un mio collega che le farà avere le copie della vendita. Ovviamente vada munito di documenti. Ci conti. Sarò lì davanti alle 7:30. Guardi cosa ho trovato prima che arrivassi. Alla nostra, Messier Lustig. Si posso. Adesso devo proprio andare. È stato un piacere, Messier Lustig. La potrò rivedere. Questo non glielo so dire. Buona fortuna, Monsieur Poisson. A lei, Victor. A lei. I progetti!